I gatti sono animali strani, divini e magici per gli egiziani, sono laureati in filosofia, e l'egoismo è loro gran virtù. La confidenza non la danno a nessuno, e se del caso azzannano la mano, la notte in loro scorre come un fiume, e di uno scatto non ci sono più. Poi escono di colpo dalle tenebre, come fa di fra le quinte un attore celebre. Sono pronti a sguainare gli uccelli crudeli, come le tigri lontani, parenti infedeli. Passeggiano tra i libri e sulle nuvole, e danno parti attive nelle favole. Tra streghe e maghi con sussiego girano, e snobbano chi dice che non amano. Sì, certamente sono narcisisti e traditori più di quanto basta. Atteggiamenti c'hanno vescovili e sanguinari cuori mai servili, e molto strabicando la coscienza. Un occhio guarda il cuoco all'apparenza, poi mentre fanno finta di dormire, l'altro occhio osserva dove sta il ragù. Ma se dovessi dar fiducia al prossimo, oppure a questo ingannatore Massimo, mi fiderei dell'animale esotico. Almeno so ciò che mi attenderà. Di fra le quinte un attore celebre, son pronti a sguainare gli uccelli crudeli, come le tigri lontani, parenti infedeli. Ma se dovessi dar fiducia al prossimo, oppure a questo ingannatore Massimo, fiderei dell'animale esotico. Almeno so ciò che mi attende.